C'è una notizia che circola, che è quella del report delle Nazioni Unite albanese, che non può entrare a Gaza, in Palestina, passando per Israele. Questo è un fatto, possiamo dirlo, estremamente grave, che mina anche i diritti di tutti. È un fatto grave, non è una novità perché è successo a Francesca Albanese, ma è successo alle persone che l'hanno preceduta. Sono almeno 15 anni, forse 17, che Israele non fa entrare gli esperti delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani in quella parte di mondo. È un atteggiamento evidentemente di chiusura, di mancanza di trasparenza, di autorità che evidentemente con la scusa di accusare di faziosità altri non consentono che si faccia un controllo sulle violazioni dei diritti umani che stanno commettendo. Quindi sì, è un fatto molto grave. Abbiamo documentato, grazie al lavoro di questi ricercatori, una serie di crimini di guerra commessi dalle forze israeliane. Gli ultimi che abbiamo denunciato ieri proprio a Rafah, edifici interi sbriciolati, c'erano famiglie intere. Tre attacchi su quattro che abbiamo verificato sono avvenuti nottetempo con la gente che stava dormendo dentro casa. Edifici pieni di persone che erano state sfollate da Khan Yunis, da Gaza City e altrove. E quindi il lavoro delle organizzazioni per i diritti umani è fondamentale, non deve essere ostacolato, così come non deve essere ostacolato il lavoro degli esperti delle Nazioni Unite. Francesca Albanese non ha bisogno della stima di Amnesty International perché se l'ha conquistato sul campo, ma per quello che ci riguarda siamo completamente dalla sua parte. Ma per quello che è successo a voi o a altre organizzazioni, è mai successo anche a voi di avere negato l'ingresso in Israele? Noi a Gaza non riusciamo ad avere una presenza fissa da più di 10 anni, sicuramente. Chiediamo e o non ci viene risposto o ci viene risposto di no. Quindi dovrebbero esserci garanzie per i giornalisti, per le organizzazioni governative, per gli esperti indipendenti di entrare a Gaza, a vedere quello che sta succedendo, perché quello che abbiamo potuto riscontrare è terribile. Quello che non abbiamo potuto riscontrare, chi lo sa cos'era. Da provocatoria, secondo lei oggi Rafa è un campo di concentramento? Io non uso espressioni che fanno parte della storia. È un luogo nel quale sono stipati 1.400.000 persone che davanti a sé hanno un muro, quello egiziano, dietro di sé hanno un esercito israeliano che sta per iniziare un'offensiva di terra, quindi è un concentramento di invivibilità. Ci sono persone alla fame, persone che si alzano la mattina a digiuno e non sanno se riusciranno a mangiare qualcosa. E se inizia questa operazione di terra sarà un cataclisma. Forse non troveremo neanche più nel vocabolario una parola per definirlo. C'è qualcosa che realisticamente il nostro governo può fare in questa situazione, o è una situazione, come dire, che passa un po' sopra le teste del governo italiano, si decide fra Stati Uniti, fra paesi arabi, eccetera? Sostenere la richiesta del cessate il fuoco sono tre parole per tre obiettivi. Cessate il fuoco vuol dire porre fine alla carneficina in corso a Gaza. Cercare di alleviare, quantomeno di non peggiorare, una crisi umanitaria devastante, favorire il ritorno in libertà degli ostaggi in condizioni di sicurezza e di incolumità. Questi sono tre obiettivi che si realizzano soltanto con un cessate il fuoco, non continuando i bombardamenti. E il governo dovrebbe sostenere questa posizione. Ha avuto tante occasioni nei fora internazionali, all'interno dell'Unione Europea, per poter pronunciare quelle tre parole. Ma pare che sia molto complicato, ma non c'è altra soluzione, perché altrimenti se continuano i bombardamenti, se si realizza questa offensiva di terra nei confronti di Rafah, ricordiamolo, meno di 70 km quadrati, 1.400.000 persone che sono state sfollate consecutivamente da diverse località della striscia di Gaza. Ora hanno davanti a sé soltanto il muro dell'Egitto, non c'è altro. Dove andranno? La domanda che si chiedono tutte e tutti a Rafa è dove andremo adesso? E se continua questa situazione, il rischio concreto che ci sia un genocidio lo vediamo davanti a noi.